Il 10 luglio Fano festeggia il patrono San Paterniano. Per l'occasione i frati della Basilica Fanese hanno organizzato diversi appuntamenti da domenica 7 fino a mercoledì 10 luglio tra sante messe, concerti musicali e una pesca di beneficenza. Anche quest'anno ci prepariamo alla festa di San Paterniano, patrono della città e della diocesi, con tre serate alle 18:30. Di ogni giorno, quindi del giorno 7, 8 e 9, avremo la predicazione di un triduo fatto quest'anno da due vescovi, il vescovo nostro Andrea e Monsignor Giovanni Tonucci, che come sapete è di Fano. E poi alla sera invece, nella prima sera, il giorno 7, avremo un concerto d'organo tenuto dalla organista spagnola Montserrat Torrens, una grande organista che ha avuto il merito di riscoprire un patrimonio immenso spagnolo, ecco, alla bellezza di 97 anni. Poi il giorno 8 abbiamo il tradizionale concerto per il patrono dell'Orchestra di Fiati, Fanum Fortune, e poi il giorno successivo un duo chiamato Anticontemporaneo, l'organista è Saverio Santoni e alla tromba c'è Piercarlo Fontemagi. Ecco, quindi, come dice il nome, ci sarà sia musica antica che musica più moderna. Questi appuntamenti inizieranno dalle ore 9:15 qui nella Basilica di San Paterniano. Il giorno 10 luglio, come tutti sappiamo, è la festa del nostro patrono, quindi le messe saranno alle ore 7, 8 e mezza, 9 e mezza e alle 11 ci sarà la messa solenne con la presenza delle varie autorità. Ecco, faccio notare che questa messa verrà celebrata dal nostro vescovo e verrà animata da due cori, il coro della Basilica di San Paterniano e il coro malatestiano. E poi alla sera alle 18:30, ecco, Monsignor Tonucci di nuovo celebrerà con la presenza anche dei confratelli della Confraternita del Suffragio e poi alla sera concluderà il nostro parroco con la celebrazione della messa alle ore 21. Durante questi giorni di festa sarà aperta una pesca di beneficenza. Verrà aperta la sera del giorno 6 luglio e terminerà la sera del giorno 10. Una pesca di beneficenza per le nostre missioni che abbiamo ancora in Etiopia e soprattutto nel Benin. La Santa Messa delle ore 11 di mercoledì 10 luglio verrà trasmessa integralmente in diretta sul canale 19 di Fano TV, mentre gli appuntamenti legati al Santo Patrono si concluderanno domenica 14 luglio con una celebrazione eucaristica alle ore 16:30 all'interno della Grotta di San Paterniano a Caminate di Fano.